Buongiorno a tutti, l'ultimo raggio di luce che entra dalla finestra in questa giornata per fare un video spesa, in realtà la spesa è stata fatta stamattina ma eh, sono risalita un pochino prima dalla piscina, ho lasciato i bambini col papà e, e stamattina non sono riuscita assolutamente a girarlo e, e quindi video spesa di Aldi e poi anche un piccolo, una piccola incursione anche da CVS allora mh, abbiamo trovato un punto vendita Aldi qui vicino Aldi è una sorta di diciamo la nostra tra l'altro Aldi è un supermercato che in Italia c'è però penso sia solo al nord Italia ehm, ed è un supermercato con dei prezzi decisamente più convenienti rispetto a tutto ciò che ho trovato finora quindi ho speso praticamente la metà di quello che ho speso, che ho speso ehm, comprando anche un po' cose diverse, però comunque ehm, su molte cose ho risparmiato e quindi sono contenta di aver trovato questo, eh, questo punto vendita e saluto Lucy che mi ha ehm, dato questa, questa dritta, poi io insomma sono anni, la seguo da tantissimo tempo seguo sempre i suoi video spesa e ci sono sempre anche i video sulla spesa da, eh, da Aldi ma io non memorizzo nulla quindi non ricordo minimamente, me li devo riguardare, li devo studiare Um, per vedere un po' se c'è qualche consiglio delle cose che, uh, che compra lei, um, oggi mi vedete particolarmente um, stropicciata. Diciamo perché uh, sto ancora male. Uh, oggi stasera inizio a prendermi un antibiotico perché non, non ce la faccio più. Mi sta avendo un'otite probabilmente. Um, mi sono svegliata stamattina con quest'occhio completamente chiuso perché ho anche la congiuntivite, quindi ho le difese immunitarie, non, non ce le ho più le difese immunitarie. Ho avuto questa botta di, um, di influenza più stress che è stata uh, chiaramente. Poi, non potendo mai, non avendo mai il tempo di recuperare, di riposare, um, sono uh, a terra praticamente. Quindi, stasera inizio l'antibiotico e via. Ho cercato di resistere, ma più di una settimana così non, non ce la faccio più. Quindi, um, vediamo che cosa abbiamo acquistato. Allora, i primi due sono due surgelati, le mie. Verdurine surgelate, qui abbiamo eh, carote, fagiolini, piselli e mais. Eh, sempre le bustine che fondamentalmente sono monoporzioni perché sono... vediamo se riusciamo a vedere quan, la quantità. 340 grammi, sono praticamente una... cioè io me le mangio da sola, le mangio anche con mio marito ma insomma eh, diciamo massimo due porzioni esagerando ma a me le verdure piacciono quindi cerco di fare la componente principale del mio pasto e quindi me le mangio serenamente da sola e queste sono comode perché eh, in questa situazione molto precaria dove abbiamo due pentole, eh, pochissimo spazio eccetera prepararmi queste eh, semplicemente mettendole al microonde quindi si cuociono il vapore qua dentro per me è un'enorme comodità e costano eh, la metà rispetto a quelle che compro tipo del gigante verde eccetera che compro all'altro all supermercato ehm, costavano tipo 81 centesimi una cosa del genere qua invece abbiamo le pannocchiette ehm, gli sugar snap peas quindi sono praticamente dei pisellini nel baccello ehm, che sarebbero tipo gli da mame suppongo non lo so perché vabbè broccoli carote e i baby i baby popcorn quindi le piccole pannocchiette, poi um, una busta di um, sweet peppers. Si chiamano mini, mini semplicemente mini sweet peppers, quindi questi piccoli uh, peperoncini, peperoni dolci. Poi ho preso delle zucchine, poi ho preso una bustina di. Lime, il lime l'ho preso, a parte che ci condisco spesso delle cose, ma eh, soprattutto per questo, perché ho trovato una tanica di mh, uh, succo di pomodoro e quindi non è passata di pomodoro, è proprio succo di pomodoro. Io adoro il succo di pomodoro da bere con sale, pepe, limone o lime e quindi ho preso quello. Ehm, devo dire che in questo, questo aldino non so se ne esistano. Di Varie dimensioni, immagino che come tutti i punti vendita ci siano punti come anche da noi, ci siano punti vendita più piccoli, punti vendita più grandi. Mm, io ho l'impressione che questo fosse un punto vendita piuttosto piccolo, a meno che siano tutti così e non c'era non, non tantissima scelta, ok, era piuttosto limitata. Ehm, allora, ho preso un, non lo vedete aperto perché chiaramente l'abbiamo aperto a pranzo. Questo Asiago Cheese. Um, inspiration from Italy, quindi non è un prodotto italiano, anche se c'è la bandiera, è semplicemente di ispirazione italiana. Allora, di Asiago non ha nulla. Se penso all'Asiago italiano, non è un Asiago italiano, anche perché tra l'altro è. Eh, io ho abituato a mangiare quello fresco. Eh, questo è mm, stagionato. Però non è male, ha un sapore. Ripeto, se diciamo si dimentica il concetto del, del, dell'asiago, eh, è un sapore è molto sapido, eh, però devo dire che insomma, rispetto al cheddar che non me ne voglia, poi ci saranno marche che dovrò conoscere perché poi con i formaggi io sono super curiosa quindi forse è forse la cosa che mi manca di più, eh, a parte la pizza che già mi manca moltissimo. E oggi abbiamo visto qualche posto in cui prenderla eh, poterla prendere eh, qualsiasi pizza sia a me la pizza piace tutta quindi sulla pizza non ho granché problemi eh, però il formaggio è una delle cose che, di cui sento eh, moltissimo la mancanza soprattutto quelli freschi eh, il cheddar che ho provato finora non è un formaggio che mi piace particolarmente ecco, però anche lì sicuramente ci saranno Giustamente come compriamo noi anche solo nei supermercati ci sono formaggi e formaggi, manca la varietà. Ecco questo sì, manca la varietà. Eh, ho preso, ho provato l'ennesima marca di eh, turkey breast, quindi di eh, petto di tacchino al forno per i sandwich. Vi ho detto che eh, Tomaso sente la fumicatura in tutto. Eh, niente Mi ha confermato che è un prodotto che qui a lui non piace. Questo è il terzo o il quarto che compro di diverse marche, eccetera, ho cercato di prendere il più naturale possibile quindi senza affumicature, senza aggiunte di mh, sapori, eccetera, eccetera. Eh, non gli piace. A noi altri piace, a lei piace, però, insomma, ho capito che per lui è un capitolo chiuso. Poi i ravioli, allora ho preso. Questi ravioli, sempre per risolvere, soprattutto per i bimbi, tipo oggi siamo tornati ehm, ed era tardi. Erano nervosissimi, affamati e Leonora si, si stava pestando per terra dal pianto, dalla fame. E ho comprato un pacco di tortellini: tortellini con molte, molte, molte virgolette, ripieni di formaggi vari. Asiago, mozzarella e ricotta. Non sapevano di niente, ve lo dico proprio niente. Tortellini tricolore, che poi tortellini no, sono tortelli, non sono tortellini, se mi sente mia cognata, <ride> eh, non erano particolarmente buoni. Se li sono mangiati tutti, perché a loro sono cose che piacciono, però sono come me. La pasta ripiena è una delle cose più buone del mondo. Qualsiasi cosa ci sia dentro, e ovunque noi si sia, ci piace sempre. Devo dire obiettivamente non sapevano di niente e ho preso anche questi ravioli con spinaci e mozzarella qua dice with creamy ricotta parmesan cheese and perlini mozzarella vabbè ravioli per risolverci un'altra cosa in velocità poi ho ricomprato il bidoncino che ci fa tanto ridere eh, del um, latte io sto prendendo sempre questo, ma perché trovo una confezione un po' più piccola rispetto, questi sono 2 litri e mezzo gallone, sono praticamente 2 litri, un litro e 89 e questo al 2 ridotto al 2% quindi praticamente scremato? Parzialmente scremato? no lo so, ha ridotto contenuto di grassi per una questione di confezione, ripeto perché quelle. Comunque, noi abbiamo la colazione inclusa, quindi non è che mh, Tommaso, che è l'unico che beve latte, poi. Non è che lo prenda tutti i giorni qua. E quindi eh, non voglio prendere quelli giganti perché eh, andrebbero mh, buttati, Poi ho preso un'altra confezione di orange juice. Um, questo è eh, non è da concentrato, costava un po' di più, infatti. Eh, niente Quindi succo d'arancia. Ho preso questa confezione di spinaci che è già aperta perché ci abbiamo già fatto l'insalata. Noi questi spinaci ehm, sono i bevi spinaci, insomma, li prendiamo sempre per da mangiare crudi, li preferiamo. Questa busta d'uva che fu una busta d'uva rossa, ehm, che, però, eh, è stata praticamente eh, attaccata a questo pomeriggio ed è praticamente finita. Poi ho preso un pacco di fragole e ho visto, mh, sempre, sono sempre fragole americane, eh, che rispetto a quelle che ho comprato l'altra volta costano un terzo tipo. Poi ho comprato un ananas, poi ho preso una confezione di uh, Goldfish, quindi di crecherini. stavolta ho preso questo Flavor Blast, Blast, Blast. Blasted uh, Extra Cheddar quindi i crecherini a forma di goldfish quindi di pesciolino rosso. Poi ho preso questi crackers, original wheat, questi crecherini per provarli. Poi ho preso per la gioia dei bambini che me l'hanno chiesto, me l'hanno chiesto i popcorn e ho preso questi butter. Questi popcorn al burro, insomma classici da cinema, sono sei confezioni per da mettere al microonde. Perché dovete sapere che in uno dei canali americani il giovedì c'è eh, il Family Movie Night, quindi danno un film, a proprio un cartone di solito, un film comunque adatto a tutta la famiglia. E quindi noi abbiamo da due settimane ormai, da due giovedì, questo appuntamento. E la Tommaso sta già pensando al prossimo giovedì. Però dice che comunque è lontano. Eh, oggi è venerdì che io sto girando e quindi forse magari ne approfittiamo e cioè ce ne apriamo un pacco una sera prima <ride> poi pasta allora parentesi confermata e riconfermata sulla pasta barilla americana che è molto più buona di quella italiana molto di più costa un po' di più sì ma tutta la pasta costa di più quella ital italiana insomma con i marchi italiani non vi dico de cecco um, ma la pasta barilla è una pasta degna di essere chiamata pasta a differenza della nostra italiana quindi i miei complimenti ai signori americani che sanno della barilla che sanno fare la pasta qui qui sta finendo la pasta ho trovato la pasta armando ora la pasta armando costa perché comunque sono sempre... 1,90$, 1,99$ a pacco a mezzo chilo, Che okay. mezzo chilo neanche perché son, um, 16 odds, sono 16 Oz sono 454 grammi, quindi non è mezzo chilo. La pasta Armando, amici italiani, è quella che pubblicizza Alessandro Borghese? O sbaglio io? C'è qualcuno che pubblicizza... Secondo me sì, comunque eh, l'ho trovata e l'ho presa. Non c'era Barilla, Daldi c'era questa pasta armando, e quest'altra pasta che vi faccio vedere dopo. Ho preso due eh, confezioni di ehm, fusilli, e, e una mi pare confezione perché la voglio provare. Questa dice è sempre importata dall'Italia: questa pasta Priano, ehm, e ho preso queste conchiglie. Da dove viene da. Importata dall'Italia, prodotto italiano, non si vede. Vabbè, andiamo avanti. Poi, per la gioia di Tommaso, ho ricomprato i mini cucumbers, quindi piccoli cetrioli, eh, questi sono messicani, che gli piacciono moltissimo, semplicemente aperti, tagliati per lungo, un po' di sale e lui ci va pazzo. Devo dire che piacciono anche a me, ma lui ci ha dato pazzo, non me lo sarei mai aspettato. Poi ho preso, um, volevo della passata di pomodoro, delle lattine, ma non ho trovato, c'erano soltanto questi diced tomatoes e quindi eh, i pomodori eh, tipo pelati tagliati a pezzetti, tipo polpa di pomodoro, immagino sia, e ho trovato questo, ho preso questa, poi non vi dico. Cercai di fare la spesa tranquilli con i bambini che strillano. Guardate, ci stanno dando il tormento fuori casa. Il tormento. E poi ho preso questo, che l'altra volta ho preso eh, da Walmart, mi pare. Eh, la tomato paste, quindi la... Il concentrato di pomodoro. Che però, eh, questa è una di quelle cose che io eh, trovo sgradevoli, perché il concentrato di pomodoro al naturale non lo trovo. E quindi qua c'è sempre... Uh, no, mi sa che questo, questo forse l'avevo trovato. Questo, forse, è naturale perché c'era poi quello. L'altra volta l'ho preso dalla contadina, eh, ed era pieno di aglio e pepe. Era mh, con degli aromi fortissimi, onesta. Mi hanno rovinato il sugo, devo dire la verità. Ehm. Volevo una cosa molto blanda per i bambini, tra l'altro, però l'hanno mangiato lo stesso, va bene così. Eh, mi sa che a sto giro ci ho azzeccato, S speriamo, speriamo. Poi, altro eh, punto scottante è il tonno. Da poco ho visto delle storie di, vag eh, di um, Vagabland Mom, mi pare, um, una ragazza americana che vive, una donna, perché insomma ragazze insomma, siamo un po' meno... Che vive da un paio d'anni con i marito e i figli negli Stati Uniti, non mi ricordo dove, e da poco ha fatto delle storie sul tonno in scatola e sul fatto che sia difficilissimo trovare il tonno in scatola. Il tonno piene gialle non lo trovo da nessuna parte, e parlava di questo tonno um, albacore. Ah, tra l'altro, questo deve essere in water, quindi deve essere al naturale. Um, questo white tuna, quindi <ride> scusate il naso bloccato: white tuna, quindi questo tonno bianco, dice che è orrendo. Io l'ho provato perché sai i gusti, poi non si sa mai, però questo pine non lo riesco a trovare. Vorrei del tonno, non c'è. Poi ho preso due, eh, cioè trovo sempre questo. Ci devo far caso magari nei grandi supermercati, ripeto, Aldi ha poca scelta. Um, ho preso uh, origano e ho preso questo lemon pepper seasoning, che è un mix di se non vi piacciono l'aglio e la cipolla in questo paese siete un po' fregati bisogna dirlo perché sono dappertutto <ride> c'è sale, pepe nero um, acido citrico eh, cipolla, zucchero semi di eh, sedano aglio eccetera eccetera limone, dopo e <ride> il turmeric che sarà il um... oh non mi viene il nome ehm um la curcuma credo per il colore poi ho preso due confezioni di um, volevo le zip lock queste si chiamano twin lock e semplicemente delle bustine delle bustine ne ho preso un pacco da 50 un pacco da 100 questo pacco da 100 per i sandwich è leggermente più piccolina proprio a misura di sandwich questa è leggermente più grande spero di trovare sicuramente le troverò in futuro anche delle buste un pochino più grandi ed infine ho preso delle uh, fruttine uh, per i bimbi Io ho preso apple mango uh, apple banana and strawberry with yogurt eccoci qua e infine, ultima cosa, ho preso un couscous mix anche qua per trovare quello plain, cioè quello semplice pare difficilissimo trovare cose plain ossia semplici, perché è tutto speziato dappertutto Ehm um, e quindi ci faremo anche un piccolo couscous penso di avervi fatto vedere tutto boh ah no aspettate ci sono le cose di CVS allora sono andata da CVS per cercare una crema per i ricci perché quella che ho preso l'altra volta da Walmart è una crema ehm... scusate ne approfitto vi prendo un fazzoletto tra quelli che ho comprato tra l'altro i fazzoletti si aprono si dovrebbero aprire non si vogliono aprire. Questo è il marchio di CVS. Perché se costa tanto la carta igienica, costano tanto anche i fazzoletti e costa tanto anche la carta dei quaderni. Vabbè. Scusate, ma... Eh, vabbè. Dicevo, eh, l'altra volta da Walmart ho comprato quel prodotto per i ricci. Non è però un prodotto per i ricci, ma è mm, un... Um, una, una, una lozione um, detangled è un districante. No, io volevo qualcosa che mi aiutasse a un, a, per lo styling. Ecco, e ho trovato questo marchio. Non si legge un tubo. Comunque, ehm, ho letto coconut ho letto curls. Ho detto ok, lo prendo quindi vediamo come sarà. Eh, poi, che cosa mi sono presa? Mi sono presa um, una. Io l'ho portata, sono sicura di averla portata. La, uh, la, la pietra pomice insomma la spazzola per, per curare per la pedicure non so dove sia non la trovo da nessuna parte siccome ne ho urgenza um, si chiama food file quindi la lima per i piedi e ha due parti chiaramente una uh, fine e una source non leggo cosa c'è scritto qua c'è Course. course. più dura, tra l'altro nel marchio di CVS mi pare di averla pagata 7 euro, una follia, 7 dollari, scusate, una follia, e questo che è da quando sono sbarcata qui che voglio questo burro cacao che mi ricorda um, quando l'ho presi uh, tanti anni fa a New York ed è uno dei, di, di quelli che mi sono piaciuti di più, di sempre, ed è il Barts Bees al Coconut and Pear, buonissimo. Ah, un'altra cosa, scusate, l'ultima di uh, Aldi è stata questa, um, questo spray solare, 50 più, anzi 50 per i bimbi, um, abbiamo preso questo solo perché ci piaceva chiaramente il pack con i gelati, ed è, una, um, è un olio praticamente spray solare, si spruzza benissimo, ha un forte odore di alcol, questo bisogna dirlo, ehm, però si assorbe abbastanza bene ed eh, insomma, io non amo gli oli solari in spray, però ci serviva, costava pochissimo e quindi via. Ah ecco, e quindi infine ho preso un pacco di 8 eh, pacchi di fazzoletti, quindi 8 pacchetti, c'erano i Kleenex, erano 6, questi sono 8 del marchio di CVS, uh, total, total, uh, total Home. Se già ho difficoltà a parlare normalmente, figuratevi, malata. Ehm, 2,99. 3 dollari, 8 pacchetti di fazzoletti. Hai la carta. Va bene. Il video è finito, è lunghissimo. Vi mando un bacio grande, grande. Buon fine settimana. E ci risentiamo, spero, lunedì. Ciao. Ah, tra l'altro, lunedì qui è il 4 luglio. Quindi, tutti quando ti salutano, ti dicono Happy 4th. Ciao, mi sono scordata <ride> di farvi vedere il salmone. Abbiamo preso eh, del salmone fresco, 8,95 questi due eh, filetti. E poi vi ho preso anche questi um, raw shrimps, quindi, quindi questi gamberi, ecco, non mi va la parola, um, che non vedo l'ora di saltare in padella con le verdure, eh, 11,18 e poi vi ho preso anche del pollo quando mio marito, ovviamente, prende quello organico. Quello che costa di più, e sette. Do Ma questo è pazzo! Questo è pazzo, ragazzi! No, vabbè. Gli uomini che non guardano i prezzi. Ai ai ai. <ride>